Grazie Presidente. Volevo intervenire riguardo a questa dote comune, soprattutto riguardo a quello che diceva il nostro relatore, il consigliere Ferrazzi, perché è invece il punto che dice che queste persone over 50 non riescono a reinserirsi a causa degli stereotipi adottati dalle aziende o dalle agenzie per il lavoro e per gli intermediari che li escludono a causa dell'età, mi era sembrato un ottimo punto, perché è reale. Quindi mi ero stupita, sinceramente, perché ho detto, dico, beh, questa è una cosa scritta che corrisponde a una realtà che ci viene detta dai lavoratori, perché effettivamente esiste questa difficoltà, ma perché andiamo a monte? E facciamone una questione di proporzioni. Noi adesso stiamo parlando di 500.000 euro per la dote comune, si parla di 48 milioni per la dote unica lavoro, che sono erogati con delle modalità differenti da questa della dote comune. Quindi probabilmente bisognerebbe. E per questo secondo me era importante mantenere questo punto, andare veramente a lavorare su, la riqualificazione e l'effettiva distribuzione di questi 48 milioni per la dote unica lavoro, quanto viene dato a questi enti, quanto viene dato effettivamente ai lavoratori e quali sono le percezioni dei lavoratori che non sono buone riguardo alla dote unica lavoro. Quindi, secondo me, questa potrebbe essere invece un'occasione di aprire un altro capitolo molto più corposo per quanto riguarda i fondi erogati. Per quanto riguarda invece questo, diciamo, argomento di cui stiamo parlando oggi, siamo anche noi favorevoli. Nella fattispecie il fatto che ci siano questi 300 euro mensili, che sono veramente pochi, però meglio di niente, conosco personalmente alcune persone invalide che hanno usufruito di questa dote comune e per loro i 300 euro al mese sono comunque una cifra che a noi sembrano irrisoria, ma invece per qualcuno è importante. Quindi noi siamo favorevoli diciamo, a continuare questa esperienza. Logicamente una delle altre cose positive di questa esperienza è dare appunto quello che i miei colleghi hanno chiamato una dignità alle persone. Tante persone della mia età, perché anch'io sono un over 50, che hanno perso il lavoro, sono veramente distrutte psicologicamente. Quindi è questa la ragione per cui io auspico che noi come consiglio e che l'assessore Aprea si impegni veramente a lavorare per rendere molto concreto l'aiuto. Molti lavoratori dicono dove vanno a finire questi soldi? Perché non vengono dati a noi? A noi occorre un aiuto concreto. Quindi in questo senso noi siamo favorevoli, voteremo in modo favorevole per la dote comune, perché questi, diciamo, soldi, per quanto pochi siano, vengono riconosciuti direttamente e velocemente ai lavoratori. Grazie.